La notizia della possibile celebrazione della Settimana Santa Nissena con le sue processioni è stata accolta con entusiasmo dai più devoti, ma anche da chi ha riscoperto il proprio legame con la tradizione ancor di più durante l'assenza dei riti pasquali a causa della pandemia. All'entusiasmo però si affianca anche la consapevolezza che il ritorno alla normalità per le processioni è comunque legato allo stato di emergenza e alle normative nazionali. Per questo motivo si pensa ad una soluzione alternativa anche per la sera del Mercoledì Santo. Intanto, al momento, stando al programma degli eventi, il 13 aprile i piccoli gruppi sacri ripercorreranno le vie del centro storico per essere ammirate dai fedeli e non solo. Auspichiamo tutti il ritorno alla normalità con lo svolgimento appunto delle processioni. Usiamo il condizionale perché il virus, diciamo, lo dico in siciliano, è cosa tinda, c'è un ritorno, una leggera risalita dei contagi, per cui incrociamo le dita, io primo fra tutti da presidente dell'associazione Piccoli Gruppi assieme ai colleghi delle altre associazioni, ma c'è grande voglia di Settimana Santa e mi auguro veramente di cuore che quest'anno, finalmente nel 2022, finalmente il nostro sindaco Roberto Gambino riesca a consegnare la chiave al capitano, diciamo che è il simbolo, diciamo, di un'intera Settimana Santa, che la possa ricevere nuovamente la Domenica delle Palme. Quindi questo passaggio significherebbe lo svolgimento di una Settimana Santa normale. In ogni caso, le associazioni hanno lavorato, ormai è diventato un po' famoso, un cosiddetto piano B, cioè che prevede non le processioni, ma il fulcro appunto del piano B è l'esposizione appunto, quindi una Settimana Santa che ha una sua matrice di natura statica, cioè le varie verrebbero esposte in centro storico, le varie cedre anche, sicuramente anche Gesù Nazareno e di conseguenza il Signore della città. Per cui usando il condizionale, diciamo che qualora lo stato di emergenza ha delle criticità in città legato al problema del Covid, l'alternativa alla Settimana Santa, tra virgolette, normale c'è. Ci auguriamo tutti di poter assistere alle processioni, anche perché, anche sotto il profilo non solo religioso, ma non dimentichiamo che il danno non si è creato solo nei nostri cervelli, in tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto anche il danno economico, perché ricordiamo che Settimana Santa non solo è religiosità, ma soprattutto è anche turismo e anche economia.